Ora di si registrerà la conferenza. Allora, dunque, tra gli attacchi, quello diciamo più naturale del mondo è quello in cui avete Assore. Cioè, certo, è chiaro che non capita spesso, diciamo, di avere Assore in un seme, però qualche volta capita e bisogna approfittarne. Ma la domanda che devono tutti porsi è questa: ma con Assore come si attacca? Con l'asso o con il re? Perché la prerogativa quando uno c'ha Assore è un ottimo attacco per diversi motivi. Innanzitutto perché molto probabilmente, quasi sicuramente farà la presa, sia che si giochi in atù che si gioca, se si gioca senza atù sicuramente, ma anche quando si giochi in atù, mettere in tavola l'asso e il re in un seme dove avete Assore, farete la presa, avete la possibilità di vedere il morto ed eventualmente poi impostare la difesa, il contragioco. Quindi quando avete Assore in un seme, l'attacco in quel seme lì, diciamo, è da preferire a quasi tutti gli altri. Ci sono delle eccezioni, ovviamente, però in linea di massima, quando si ha Assore in un seme, praticamente è il seme dove si attacca. Ma come si attacca? Un asso, un re, e la risposta è questa. Ora, ovviamente, io suggerisco una soluzione. Ognuno poi ovviamente se è con il suo compagno può fare diversamente, può fare anche tutto il contrario, oppure può scegliere altre strade, però è giusto che qualcuno abbia almeno un'idea che con asso re si può attaccare sia con l'asso che con il re. E il risultato è che resta comunque in presa, scende giù il morto e fa la presa. Ora, perché si deve scegliere l'uno o l'altro? E lo vediamo subito. Quando il gioco è in atù, vediamo per esempio questa sequenza qui: nord apre di un fiore, est dichiara passo, sud dichiara un picche, ovest dichiara passo, nord dichiara due picche, est dichiara passo e sud conclude a quattro picche. Ora, fate caso, il problema, vedete, che Mefisto si trova con Assore quindi di cuore, non ha altro, però ha un attacco naturalissimo. Ora, che si fa con le sue carte? Ora, questa è una mano classica dove in quasi tutti i tavoli si riesce a fare l'attacco normale. E l'attacco normale qual è? È quello di attaccare con l'asso. Attacca asso di cuori. Dunque, perché ha attaccato di asso invece che di re? Allora, la regoletta che io suggerisco è questa: quando avete asso re, comportatevi in questo modo. Se avete asso e re lunghi, come premio nel caso di Mefisto, è utile sapere quante carte in quel seme c'ha il compagno. Certo, voi vedrete il morto, ma è molto probabile che con quelle carte lì, intanto dovete sapere se potete fare due prese, ma addirittura in certi casi potete farne addirittura tre. Perché? Perché il compagno sull'asso di attacco deve dare il conto. Come si dà il conto? Nel modo classico. Se lo scarto è a scendere, cioè si dà prima l'alta e poi la più piccola, si ha un numero pari di carte. Se invece lo scarto è a salire, prima la piccola e poi una carta più alta, ha un numero dispari di carte. Questo sia che si giochi pari e dispari, sia che si giochi alta bassa alla francese. Ma questo è il metodo, diciamo, che viene usato quasi tutto. Vedete che adesso Masetto, che ha 9 e 2 di cuori, dà il 9, segnalando un numero pari di carte, vedete che ha dato una carta alta, e Mefisto sa che molto probabilmente il suo compagno farà il taglio a cuori, farà il taglio della terza cuori, perché aveva segnalato di avere due carte, ora potrà giocare cuori, e in questo modo qui si riesce a battere il contratto, perché adesso vedete, Masetto fa il taglio, può giocare qualsiasi cosa diversa da fiori, e adesso qui sarà in attesa, il dichiarante farà la fine, farà la pass di fiori che gli va male ed è andato sotto. Voi dite, beh, questo qui è un controgioco normale. Certo, è un controgioco abbastanza normale. Io infatti l'ho messa come prima mano. Però, ricordarsi, questo, con asso, re, lunghi, si attacca di asso e si chiede il conto. Che succede, per esempio, se con le stesse carte, vediamo la stessa mano, spostiamo una cartina. Adesso vediamo, a est dichiara passo, sud apre un picche, ovest dichiara passo, e come vedete adesso qui il nord dirà una mano positiva oppure dirà due senza forzante, ecco, diciamo che dice due senza, che vuol dire fitto quarto forzante a mano con le picche,
e su di dichiara 4 picche. È la stessa mano di prima, soltanto che questa volta apre su di invece di norma. Come vedete, Mefisto attacca ancora con l'asso e le carte sono più o meno le stesse di prima. Ma che succede? Vedete, in questo caso qui, Masetto, che sull'asso deve dare il conto, vedete che adesso dà il 2. Mefisto in questo momento sa che il suo compagno ha un numero dispari di carte, perché il suo scarto è andato adesso, avendo dato il 2, lo scarto è a salire. Quindi è probabile che abbia 3 carte. Se ne ha 5, è chiaro che adesso Sud probabilmente taglia, ma quando vede Sud risponde, ecco, prima sa che può fare un'altra presa fuori, ma bisogna cogitare, valutare bene se è il caso di incassarlo oppure no, perché tutto andrebbe bene se Masetto ha la donna terza di cuori, quindi giocare il re non compromette nulla, ma se la donna di cuori ce l'ha Sud in questo momento e ovviamente è secca, ora incassare il re di cuori diventa un errore. Perché? Perché praticamente incassiamo sì la nostra presa di cuori. Però molto probabilmente sul fante di cuori si potrà scattare una perdente. Infatti, in questa mano, se Mefisto continua con il re di cuori, commette un errore e regala il contratto. Ora, in questo caso qui, deve fermarsi. Vedete che giocando fiori, adesso il dichiarante può fare tutti i salti mortali che vuole, sarà costretto adesso, molto probabilmente, cosa fa? Farà un par di fiori, che gli va male. Vedete, adesso vedete che la situazione è la seguente. Molto probabilmente adesso pagherà ancora la cuori. E alla fine pagherà anche una quadri. Perché? Perché vedete, se adesso Masetto può giocare quello che vuole, mettiamo, ecco, vedete che Mefisto prende con il re di cuori. Adesso è vero che c'è lo scarto sulla re di cuori, però può essere che questo scarto qui non sia più sufficiente. Certo che se Mefisto avesse incassato subito il re di cuori, vedete che adesso qui il dichiarante deve per forza pagare una quadri, perché può fare uno scarto sul fante di cuori, ma la quarta catena di quadri la deve pagare e il contratto viene battuto. Se Mefisto avesse incassato anche subito, anche il re di cuori, praticamente a quel punto lì avrebbe regalato il contratto perché, perché il dichiarante, se mettiamo che Mefisto giochi il re di cuori, vedete, adesso anche se gioca fiori è troppo tardi perché riesce a scattare la fiori, vedete che adesso non ha più bisogno di farla bassa. Perché? Perché ha già lo scarto sul fante di cuori che è diventato vincente. Adesso qui batte un paio di giri a tu. E sul fante di cuori se ne andrà via la fiori perdente. Quindi vedete quanto è importante sapere il conto delle carte del compagno per sapere come proseguire. Vedete che adesso qui si pagano a quadri e il contratto. Quindi importante sapere il conto, sapere se si possono e se è utile incassare la seconda, se si può dare il taglio al compagno oppure no. Abbiamo visto come si attacca di asso, ma si attacca sempre con l'asso? La risposta è no, e lo vediamo fra poco. Sud, vediamo, Sud apre di un fiori, Ovest dichiara passo, Nord dice un picche. Est dice passo, Sud dichiara 2 picche. Vedete, faccio dichiarazioni abbastanza semplici. E Nord va a 4 picche. Ora, vedete, anche in questo caso, Masetto ha un attacco classico, normale. Ha un attacco c'assore, fante di cuori. Però attenzione, prima di attaccare, ecco, perché attacca con il re? Perché se attacca di asso, chiede a Mefisto di dargli il conto, perché abbiamo detto che l'attacco di asso uno chiede il conto. Se uno ha asso re terzi, ha bisogno del conto da parte del compagno? No, perché non è assolutamente utile sapere se il suo compagno ha 3 o 4 carte o se ne ha 2. Invece sarebbe molto più utile sapere se il compagno gradisce oppure no l'attacco. Quindi l'attacco di re può essere fatto sia con re dama, che è normale la sequenza, oppure può anche essere fatto da asso e re se questi sono corti. Quindi asso re lunghi, attaccate di asso e chiedete il conto. Con asso re corti chiedete semplicemente al compagno non più il conto, ma il compagno dovrà dire se gradisce oppure no. Io adesso normalmente, vedete, io preferisco il gioco pari e dispari. C'è chi preferisce alta bassa. In un caso o nell'altro, vedete che adesso Masetto vede un bel 9 di cuori, che è una carta abbastanza alta, e no, e può continuare, che vuol dire che gradisce l'attacco.
da che cosa viene il gradimento? Il gradimento viene dal fatto che molto probabilmente uno, quando vede l'attacco di re, il gradimento viene o dall'asso oppure da donna. Perché se uno c'ha l'asso, sa che l'attacco viene da re dama e quindi lo invita a continuare. Oppure se ha la dama, sa che l'attacco di re viene da asso re e gli dice continua pure perché io praticamente con la dama possiamo incassarci le nostre prese. Quindi, come vedete, giocando alta bassa andava benissimo il 9. Giocando pari dispari poteva andare bene anche il 5. Perché chi gioca pari dispari, l'importante è chiamare, dire al compagno io gradisco l'attacco. Quindi vedete che adesso c'è la possibilità di incassare subito le cuori. Perché? Perché Mefisto c'ha la donna. Vedete che adesso si incassano le tre cuori. Dopodiché, come vedete, aveva tre cuori, adesso c'è ancora da pagare l'asso di picche e il contratto è stato battuto. Che cosa succedeva se il masetto non continuava a cuori? Beh, se non continuava a cuori succedeva questo fatto qui, che molto probabilmente se si girava in qualsiasi altra parte, una cuori spariva perché per esempio la scattava sulla terza quadri, scattava una cuori. Quindi se il masetto dopo aver incassato la prima cuori non continua a cuori, ma mettiamo gioca quadri o fiori, che il dichiarante prima ancora di giocare picche scatta subito una perdente di cuori sulla terza quadri del buono del morto. Quindi vedete che in questo caso qui era utile sapere se era il caso di continuare, di proseguire oppure no. Ma vediamo altri casi. Prendiamo quest'altro. Vediamo, Mefisto dice par, nord apre di un picche, masetto dice passo, sud anche in questo caso diciamo che dice due senza tu, fit quarto, forzante a manche, quello che sia, nord dichiara quattro picche. Asso re è sempre un ottimo attacco, ma vedete in questo caso qui attacco di re, non attacco di asso, non voglio il conto, voglio sapere da te, caro compagno, se l'attacco devo proseguire oppure no. Attenzione, se giocate pari e dispari, la prerogativa è questa. Mefisto prima gli ha dato una dispari e l'altro ha continuato. Se non ha, non gradisce l'attacco, e in questo caso qui è chiaro, il gradimento lo dà semplicemente se ha la donna oppure se ha l'asso. Perché l'attacco di re può venire da asso re oppure può venire da re dama. E allora che cosa succede? Che se danno una carta pari, praticamente sta dicendo non mi piace l'attacco, quindi prova a cambiare. Ma cambiare che cosa? Ecco perché preferisco il pari dispari. Perché adesso se uno scarta una, ovviamente non sempre c'è questa possibilità, ma nel caso in cui ci sia questa possibilità, se uno dà una pari alta, ti dice, beh, non solo non mi piace, ma escluso il seme di a tu ed escluso quello dall'attacco, tra i due semi rimanenti preferisco quello di rango maggiore. Se invece dà una pari bassa, stesso discorso, non mi piace l'attacco, non mi piace, esclusa la tu, tra i due semi rimanenti preferisco quello di rango minore. Quindi vedete che dopo questo 8 di cuori, che cosa può fare il masetto? Dice, guardate, guardate il controgioco perfetto, perché adesso gioca quadri, trova da suo compagno l'asso, il quale naturalmente adesso ne invia cuori e in questo modo qui si riesce a battere il contratto. Se non ci fosse stato questo controgioco, il contratto veniva regalato. È chiaro che adesso qui facendo degli esempi mi ho messo delle mani tipiche dove è tutto perfetto. Masetto c'ha asso elefante di cuori, il suo compagno c'ha asso, però io scommetto che una mano del genere, probabilmente giocando così a caso, o con molti, ma a molti avrebbero regalato il contratto. Perché vedete, questa mano qui, se uno, adesso faccio climb, così si vedono tutte le carte. Scusate. Allora, se Masetto non dovesse continuare, fa cuori, 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 regala il contratto. Se incassa un pezzo di cuore e poi si gira e non gioca quadri, mettiamo che giochi fiori, e voi vedete che anche in questo caso la cuori sparisce sulla terza fiori e si regala il contratto. L'unico modo per battere, se anche se gioca picche, praticamente stesso discorso, scarta la fiori, una cuori perdente sulla fiori. L'unico modo per battere è quello di giocare immediatamente quadri per il ritorno cuori. È come se lo sono comunicati con le carte che avevano a disposizione. Ripeto, non sempre si hanno le carte adatte, però questo è un metodo, non è giocare a caso o a casaccio.
vediamo ancora. Prendiamo la stessa mano. Supponiamo che, allora, il contratto è sempre 4 bit come prima. La dichiarazione è andata uguale, identica prima. Vedete, anche in questo caso, Masetto attacca direi. E vedete, Mefisto non lo chiama, lo rifiuta, però questa volta cerca di mettere la più piccola pari che ha a disposizione. Mentre prima ha dato 8, in questo caso ha dato 6. E quindi vedete che adesso il ritorno è fiori per battere il contratto. Stesso discorso di prima, se non c'è il rinvio fiori, il contratto viene regalato. Vedete come è delicata la questione? Se sposto, se faccio il cambio con l'asso di quadri va in un gioco, con l'asso di fiori va in un altro. Andiamo avanti, ma quindi vedete nel gioco da poco. L'attacco di re, da asso re, funziona anche senza tu. Abbiamo visto in atù ha un'importanza conoscere il numero delle carte, un numero pari, un numero dispari, per sapere se c'è il taglio. A senza tu invece. La prerogativa dell'attacco di asso di re è questa. Adesso la vediamo. Supponiamo sud apri di un senza. Ovest dice passo, nord dichiara due fiori, un contratto abbastanza. Sud dichiara due cuori e nord conclude a tre senza. E sud dichiara passo. Quindi, come vedete, adesso molto probabilmente nord c'ha la quarta di picche, sud ha la quarta di cuore e Mefisto attacca con il re di quadri. A senza tu, l'attacco di re è un attacco praticamente particolarissimo, perché può essere fatto con l'asso o con il re, ma io lo consiglio, questo, beh, questa è diciamo, questa figura è abbastanza normale. L'attacco di re non chiede a compagno il conto o il gradimento, chiede semplicemente di sbloccare, perché l'attacco deve venire sicuramente da una figura tipo re dama 10 quinti o asso re fante quinti, cioè da un seme lungo e praticamente un seme dove manca soltanto una figurina in mezzo per chiuderlo. Quindi, che cosa si fa sull'attacco di re? Sull'attacco di re bisogna, se uno ha il fante o la donna oppure l'asso, lo deve mettere immediatamente, anche se è terzo. Anche se è terzo, scusate un attimo, adesso scrivo, rispondo ad Rima. Andiamo qui. Oh. Mefisto l'ha scritto, ma non è venuto fuori colorato, non so perché. Allora, vedete, sull'attacco di re, qualsiasi carta si metta, c'è chi dà il conto, eccetera, però la cosa fondamentale è sbloccare. Ora, se Masetto avesse avuto l'asso di quadri, anche terzo, l'avrebbe dovuto prendere con l'asso e rigiocare quadri. Perché? Perché questo gli ha ordinato il compagno con l'attacco di re. Se avesse avuto il fante anche se terzo di quadri, Masetto avrebbe dovuto mettere il fante di quadri, perché questo è quello che gli ha ordinato il compagno, perché l'attacco di re vuole lo sblocco l'eventuale onore. Quando il dichiarante non vede né asso né fante, in questo momento sa Mefisto che asso e fante gli ha sud, ed ecco che allora gira, giocherà da un'altra parte, può giocare cuori, può giocare quadri, cioè può giocare fiori, cuori, ma sicuramente non gioca quadri. Adesso se indovina, praticamente anche se avesse giocato cuori, vedete che come diventa delicata la questione, che adesso Masetto torna a quadri. E hanno trovato il modo per battere il contratto. Allora, l'attacco a senza tu, c'è ancora l'attacco di re, chiede lo sblocco. Questa è una figura con cui si attacca di re, chiede sempre lo sblocco. Vediamone un'altra in cui si attacca di re, vediamo sud apre di un senza. Vedete, a ovest dice passo, nord dichiara come prima due fiori. Est dice passo, sud dichiara due quadri e nord dichiara tre senza. Sì, certo, sono a tricolore, però diciamo che normalmente questa è la dichiarazione che si verifica in quasi tutti i tavoli. Ecco, vedete, Mefisto è giustamente attacca di re. Che vuol dire? Voglio che tu
ti sblocchi, se hai un onore, dammelo. Non preoccuparti se è terzo, secondo, terzo, quarto, dammelo, perché io ho bisogno proprio di quell'onore lì. Quindi il Masetto con quelle carte lì, guai, se non mette, ecco, vedete che mette la donna, e adesso Mefisto si incassa tutte quante le sue prese e viene battuto il contratto. Se non avesse avuto, se non mette la donna, vedete, qui adesso, vedete, adesso Mefisto si incassa tutte le sue prese e il contratto viene battuto. Dice, ma e se Masetto non avesse messo la donna? Ecco, infatti questa è una mano. Se uno non sta attento e mette il 6 o il 7 e non sblocca la donna, Mefisto può anche decidere di cambiare, perché ha paura di regalare la presa alla donna di sud. E quando cambia, succede già il patatrac, perché se non in gioca ancora quadri, voi vedete che di grande si fa quattro fiori, quattro cuori, l'asso di picche e si porta a casa il contratto. Ecco perché l'attacco di re chiede lo sblocco. E dice, ma e se uno non ha le carte per... mettiamo che abbia queste, supponiamo che abbia queste, vediamo. Il contratto può essere, diciamo, nord dice passo, est dice passo, sud apre di un senza. Vedete, ho spostato una carta, nord dichiara due fiori, est dice passo, sud dichiara due quadri. E nord dichiara trasferta. Vedete, tutto uguale a prima. Però questo particolare, est non ha più la figura di prima, asso, elefante. Con quelle carte vuole attaccare a quadri, è giusto attaccare a quadri, ma si attacca di asso. E l'attacco, vedete, questa volta senza tu, mentre l'attacco di re vuole lo sblocco, l'attacco di asso è normale. Sta dicendo, non ho una sequenza piena con cui io voglio lo sblocco. Quindi ritorniamo al classico. Se giocate pari e dispari, mi darà una dispari se vuole che io continui. Ecco, è sbagliato dare 7 proprio perché l'attacco di asso sta chiedendo se lo gradisce oppure no. Quindi con quelle carte lì non si dà il 7, ma si dà un'altra carta. Si dà il 4 oppure il 6, ma non si dà il 7 se giocate pari e dispari. Allora, vediamo, l'attacco di asso ha senza tu. Dichiara pure passo, vediamo qua, cos'è successo. Masetto, tocca a te, dichiara passo, perché con undo siamo tornati indietro. Vedo che... Ah, ho capito. Non fate... Allora, vediamo, la rimettiamo. Passo, ecco sud apre di un senza, ovest dice passo, nord dichiara due fiori, sud dichiara due quadri e nord dichiara tre senza. Vedete, la dichiarazione è abbastanza lineare, sembra normale. È vero, nord sono da tricolore, sono sicuri quadri, però vedete, attacco di asso, a differenza dell'attacco di re, ora gradisce o non gradisce? Quando vede che il compagno non gradisce, sa che non ce l'ha, non ha un onore. Quindi adesso Mefisto si ferma, non gioca più quadri perché altrimenti regala prese. E giocherà qualcos'altro, giocherà cuori, fiori, picche, quello che vuole. Poi vedete, adesso il dichiarante, vediamo, può mettere la picca oppure può mettere il fante di fiori. Vediamo, questo qui diciamo che può giocare ancora, vediamo, mettiamo che giochi i fiori ancora. E voi vedete che adesso ovviamente continua quadri, gioca pure la piccola quadri. Vedete, il Masetto, Mefisto può prendere. Naturalmente anche in questo caso qui, vedete, la questione è semplice. Che si fa adesso? Basta non toccarle, le quadri non bisogna toccarle perché è ancora pericoloso, quindi può giocare qualcos'altro, può continuare a giocare fiori, eccetera. Vedete che il dichiarante ha i suoi bei lavori, ha un suo bel problema a fare il contratto. Se gli avversari non regalano, che cosa può fare adesso? Vedete, può incassare le quattro cuori, la fiori. Sì, adesso vedete, adesso può incassare la fiori, su cui però non ancora 9 prese, ne ha fatte 2, più 4 cuori arriva a 6, più la fiori arriva a 7, la picche arriva a 8. La nona presa da dove viene fuori? Adesso magari qui può provare a incassare la fiori.
Adesso magari prova a giocare a incassare le cuori, però alla fine vedete che molto probabilmente qui adesso può giocare picche, ma certo ovviamente non copre, sta basso perché più l'onore non si copre. Questo qui vedete, sta basso, Mefisto prende, ma adesso sì, può incassare il re di quadri, perché è la carta che lo manda sotto. L'importante era non regalarlo prima. Adesso questo il dichiarante poteva anche cassare le cuori, però non sarebbe arrivato più di 8 prese. Quindi vedete la delicatezza sia senza tu che ha da tu l'attacco di asso ed eri. Allora, riepilogando, l'attacco di asso, se si gioca in a tu, chiede il conto. L'attacco di re, gradimento, rifiuto. Mentre invece assenza tu, l'attacco di re chiede lo sblocco. L'attacco di asso, gradimento, rifiuto. Poi ci sono, adesso vi faccio vedere una cosa che vale per quelli più bravi, ma questa vale solo per quelli veramente bravi, che è questa. Dunque, supponiamo che la dichiarazione vada così. Nord dice passo, sempre l'argomento è sempre lo stesso, asso e re, però con un altro significato. Vediamo, sud apre di cuori. Ecco, Mefisto, vedete, è intervenuto un picche. Diciamo che Nord dichiara due cuori. E Masetto dichiari due picche. Supponiamo che Masetto dichiari due picche. Certo, è vero, c'ha poco, però per rompere le scatole tutto va bene. Ora, vedete, Sud non si spaventa, va a Manche, va a quattro cuori e se li infischia. Ora, la questione è questa. Normalmente abbiamo visto come si attacca con asso re. Mefisto in questo caso c'ha asso re lunghi. Ma quando il compagno ha dichiarato e lo ha appoggiato, gli ha già detto che ha tre carte di picche. Quindi chiedere il conto in questo caso è una cosa, diciamo, poco rilevante. Ora, che cosa vuol sapere Mefisto? Mefisto con quell'attacco, certo, lui può decidere sempre di attaccare di asso o di re, ma prendo con le sue carte, più importante sarebbe attaccare con il re per capire. Perché il compagno non gli darà il conto, ma gli darà semplicemente se gradisce oppure no. E nel caso in cui, visto, dato che il conto non è più importante, può segnalare eventualmente se gradisce o meno da qualche altra parte del gioco. Quindi vedete, in questo caso qui si attacca di asso o di re. Tra poco vedremo l'importanza con questa figura qui di come attaccare quando il compagno ha poggiato. Vedete, adesso scende il morto, c'è la donna quarta. Questo lo vede anche a Masetto, quindi Masetto sa che il dichiarante c'ha il singolo di picche, lo sa, c'ha il singolo voto di picche. Quindi, ora vedete, sull'attacco di re, lui può segnalare, ma io con le sue carte addirittura avrei messo il fante di picche. Perché? Per attirare l'attenzione. Vedete, adesso Mefisto, avendo visto il fante, capisce qual è la situazione e il suo compagno lo ha chiamato a quadri. Perché? Perché mettendo il fante di picche praticamente non gli ha più dato il conto, gli sta semplicemente dicendo tra escluso la tua ed escluso le picche, dove sai già che è un certo numero di carte, io ti dico se gradisco che tu giochi fiori oppure giochi quadri. E in questo caso, avendo l'asso di quadri, preferisco che tu giochi quadri. Questa sarebbe la lavetta classica, che la si fa anche quando, soprattutto in un seme dove avete dato l'appoggio. Ma andiamo avanti. Che cosa può fare adesso Masetto? Perché questa è la cosa importante, perché questa mano qui, se uno gli dicesse, ma questa mano si può battere oppure no? E allora, ma che si fa con asso re? Si attacca quando il compagno ci ha appoggiato? Si attacca di asso oppure si attacca di re? E la questione, ve la dico subito, io uso questa convenzione. Quando il mio compagno mi ha appoggiato, non gli chiedo ovviamente più il conto, non mi interessa il conto, voglio sempre che sul mio attacco di asso di re lui mi risponda dove eventualmente io dovrei continuare, cioè dove lui gradisce, quindi escluso la tua ed escluso quel seme lì dove ho attaccato e dove tu mi hai appoggiato, voglio che tu mi dica se gradisci i fiori oppure quadri in questo caso specifico. Però c'è questo particolare. Vedete, Mefisto in questo caso c'ha l'otto di quadri secondo e Masetto non lo sa. E se avesse avuto l'otto di quadri singolo?
E infatti, guardate, supponiamo che le carte fossero state queste. Vediamo. Carlo? Sì. Scusa, leggo qualcuno che chiedono il link della radio. Glielo può mandare, io non posso mandarlo? Dunque, aspetta un attimo, lo mando subito di nuovo. C'è Ninko che me l'ha chiesto, io non posso mandarlo. Ok, vediamo, ora l'hanno mandato. Dunque, vedete, questa mano qui su dà per i cuori. Maretto dice un picche, Mefisto dice un picche, Nord dichiara due cuori, supponiamo che Masetto dica due picche, Sud ha quattro cuori, e guardate un po' che cosa succede. Ora, Mefisto, certo che Mefisto c'ha il re terzo di Artù, ed è un re terzo che molto probabilmente potrebbe far presa. Ora, lui sa già che potrebbe fare uno o due prese di picche, tutto dipende da quante ne vede al morto, ed è probabile che faccia il re di cuori. Ma la cosa importante è questa, che se lui attacca di asso o di re, è indifferente. Perché? Perché lui sta dicendo, chiede al compagno, non mi interessa il conto, voglio sapere se tu mi puoi dare delle indicazioni su in quale colore tu prendi. Vedi che il masetto dà il fante per dire che ha il gradimento a quadri, perché viene probabilmente c'ha pezzo di quadri, potrebbe avere le fante oppure cosa. Ma il particolare è questo: quando uno attacca di asso e poi si gira e gioca in un altro seme, sta dicendo guarda che ho il singolo in questo seme. Masetto prende e si immediatamente con l'asso e gli dà il taglio. Perché? Perché Mefisto ha attaccato l'asso. Adesso vedete che dopo con il re di cuori batte il contratto. E il contratto è stato battuto. Perché? Perché ha attaccato di asso e poi ha giocato la piccola quadri. E se avesse avuto l'otto secondo di quadri, ritorniamo a quella di prima. Come prima, passo, est dice passo, sud apre di un cuori, Mefisto interviene di un picche, Nord dichiara due cuori, Masetto dichiara due picche, Sud va ovviamente con tutte quelle carte va a quattro cuori, e guardate adesso il particolare. Adesso Mefisto non attacca più di asso, ma attacca di re. Tutto come prima. Anche in questo caso Masetto gli dà il gradimento, gli mette il fante di quadri per dire che gradisce i quadri, ma adesso quando Mefisto gioca l'otto di quadri, Masetto deve star basso. Non deve prendere con l'asso, perché il suo compagno ha il dubbio di quadri, non ha il singolo. Se avesse avuto il singolo, avrebbe attaccato prima con l'asso di picche e poi avrebbe giocato il quadri. Ora Masetto sta basso, questo qui prende, adesso può andare, ammettiamo che vada al morto a fiori per fare la base di cuori, oppure che batta asso di cuori e cuori, ma vedete che non ci sono più dubbi per Mefisto. Tanto l'unica strada per battere il contratto è quella. Il suo compagno l'ha chiamato, ha recepito il messaggio, ora si gioca la seconda quadri e viene battuto il contratto perché c'è il taglio. E adesso il contratto viene battuto. Quindi vedete il vantaggio, cioè ci sono alcune convenzioni che diciamo, ci sono alcuni accordi, eccetera, che devono essere alla conoscenza, perché altrimenti se no diventa tutto un gioco a caso. Ecco, è chiaro che questo tipo di controgioco comincia a essere di un determinato livello, perché capire se il compagno c'ha singolo o il dubbio, certo, se uno ha il singolo potrebbe anche attaccarsi immediatamente, però perché non attaccare di asso di re per vedere intanto il morto? Si fa sempre il tempo, soprattutto quando uno c'ha asso re in un seme, non costa nulla metterlo in tavola per vedere il morto e regolare il gioco. Ma se ha un singolo laterale, mette prima in tavola l'asso e poi giocherà il singolo. E il compagno capisce che è un singolo. Se invece c'ha il dubbio, attacca di re e poi giocherà quella carta e il compagno capirà che è un dubbio, proprio perché ha attaccato di re e non di asso. Interessante. Chiaro? Bene, basta. Alla prossima. Se avete altri argomenti, spero che sia stato interessante. Interessantissimo, Carlo. Grazie. Alla prossima. Ok, ciao. Grazie tante, Carlo. Grazie. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.
Ciao Carlo.